Noi voteremo a favore di questa mozione che è appunto un po' datata e nel frattempo si sono sviluppate varie dinamiche. I giganti digitali sono stati e sono tra i vincitori in questo lungo periodo di crisi economica. Hanno visto moltiplicare i profitti anche a discapito delle reti commerciali di prossimità che attualmente sono in ginocchio. Il tutto senza pagare praticamente tasse sui profitti o in misura praticamente ridicola. Quindi ben venga che la Regione si impegni in tutta una serie di attività tese a diminuire lo svantaggio che le imprese tradizionali sul territorio si trovano a dover subire. Come si può spiegare a settori commerciali così severamente colpiti dalla crisi e sottoposti a tassazioni severe e rigide che questi big del digitale possono non pagare le tasse o in misura irrisoria? Noi riteniamo che bisogna attivarsi sin da subito per dare il nostro contributo all'entrata in vigore di un sistema di tassazione globale che possa evitare questo stato di concorrenza sleale. Nel frattempo, il nuovo esecutivo statunitense ha invertito la rotta rispetto all'amministrazione Trump, ritirando l'opposizione all'idea di introdurre regole globali sulla tassazione per i giganti del web. Una svolta che dovrebbe sbloccare i colloqui multilaterali e che forse potrebbe dar luogo ad un accordo globale in sede OCSE, auspicabile, in grado di regolamentare un'equa tassazione per i giganti del web, così che aziende come Google, Amazon, Facebook, Apple, che producono fatturati elevatissimi e che pagano le tasse in paradisi fiscali europei come Irlanda, Lussemburgo, Olanda, che applicano un vero e proprio dumping fiscale, che questo forse è anche l'altro problema. In assenza di una normativa europea omogenea, vi sono nazioni che adottano una concorrenza fiscale sleale tra gli stessi paesi europei, che soltanto all'Italia fa perdere circa 8 miliardi di dollari l'anno per questo dumping fiscale. Grazie.